Tu di fatto sei considerata una delle punte di diamante della primavera araba. Dal tuo blog sono partite le prime critiche al dittatore Ben Ali. Ti aspettavi che attraverso internet e i social network davvero potesse prendere corpo un movimento come quello che abbiamo visto nel Nord Africa, che portasse alla destituzione dei tiranni di Ben Ali in testa? Il faut dire que je suis pas l'une des premières. Ma bisogna dire che io non sono una delle prime. C'erano stati altri blogger che avevano cominciato a criticare il regime prima di me, però io sono stata soprattutto attiva negli ultimi quattro anni e durante questi avvenimenti. Sì, però ho criticato il regime tunisino e certo non mi aspettavo all'inizio che ci sarebbe stata la partenza del dittatore Ben Ali in modo così rapido e con le modalità che abbiamo visto. Nelle prime elezioni libere del paese lo scorso ottobre si è affermato il partito islamista. C'è pericolo di un'estremizzazione? Ma il popolo tunisino ha partecipato a queste elezioni e la maggioranza ha fatto la scelta e ha scelto il partito islamista. Quindi fa parte della democrazia il fatto di rispettare la scelta della maggioranza. Tuttavia, personalmente, io ho qualche preoccupazione in questo senso, perché ho trascorso questi ultimi mesi a osservare e a analizzare i discorsi di alcuni leader, o almeno quelli più conosciuti del partito islamista, e sono giunta alla conclusione che giocano la carta della moderazione quando si tratta dei media e delle apparizioni pubbliche, e poi hanno un altro discorso, un'altra retorica più estremista quando si tratta invece delle moschee e delle riunioni a porte chiuse. Quindi mi preoccupo un po' soprattutto in ragione di alcuni avvenimenti o di alcuni episodi, incidenti all'interno delle università tunisine, dove gli islamisti hanno colpito le libertà individuali utilizzando addirittura la violenza. È una preoccupazione che secondo te è tangibile anche per quello che sta succedendo in Egitto, dove stiamo assistendo all'affermazione dei fratelli musulmani? Bisogna dire che i fratelli musulmani erano presenti anche prima della rivoluzione in Egitto e la loro presenza è anche maggiore. È vera anche una cosa, ora le elezioni dimostrano che sono in testa e questo è preoccupante, soprattutto per quanto riguarda le libertà individuali, i diritti della donna. Sì, questo mi preoccupa molto. Tu sei in contatto invece con i blogger che attraverso internet stanno raccontando della repressione del regime di Damasco in Siria? Cosa raccontano? Sì, sono in contatto con dei blogger siriani, soprattutto blogger siriani che vivono fuori della Siria, che però seguono quello che succede, direi minuto per minuto, anche secondo per secondo. Un blogger siriano era stato arrestato ed è stato appena liberato. Una mia amica. La situazione è terribile in Siria. Quello che vive la Siria in questo momento è un crimine contro l'umanità. Negli ultimi due giorni ci sono stati più di 200 morti ed è una cosa gravissima. Il regime di Bashar al-Assad continua a massacrare il suo popolo e bisogna che in un modo o nell'altro questa cosa abbia fine.